Una partita, possiamo dire, perfetta. Bellissima. Ragazzi, sono stati bravi, complimenti ai ragazzi, merito di loro, perché oggi avevamo detto di giocare forte e sono stati splendidi. Non ho parole per questi ragazzi. Dal primo al 94esimo la Juve Stabia ha dominato. Sì, contro una squadra forte, secondo me ancora contro una squadra che era partita per migliorarsi rispetto allo scorso anno, e la Juve Stabia è stata brava. Complimenti ragazzi, complimenti all'ambiente. E dobbiamo essere bravi ora perché dobbiamo completare il minutaggio, quindi siamo costretti a far giocare più giovani nelle prossime partite, ma sono convinto che anche i giovani faranno molto bene. Dalla tribuna urlano: noi vogliamo 11 Pagliuca. Insomma, si è creato un ambiente meraviglioso qui a Castellammare. Sì, è un ambiente bellissimo e li ringrazio, ringrazio lo stadio, ma è tutto merito dei ragazzi, perché è un gruppo splendido, della mia società che è splendida e del mio staff. Complimenti, grandi i nostri tifosi, grande la nostra curva, perché quando la curva, la tribuna, la gradinata ci spingano così, siamo contenti. Insomma, una salvezza camuffata da primo posto. No, vabbè, ora pensiamo una partita alla volta, ci manca tante partite, però se giochiamo così siamo bravi. Quando perdi con un risultato così importante è normale che non poteva assolutamente essere una sconfitta bella, anche perché le sconfitte già sono tutte non belle, fanno del male, e quando chiaramente arrivano anche con un risultato così rotondo lasciano un grande amaro in bocca. Però è normale che ora dobbiamo voltare pagina, perché bisogna dare, secondo me, merito a una Juve Stabia che dopo l'1-0 è stata brava in tutto quello che doveva fare. Noi ne siamo venuti meno sicuramente rispetto a quello che avevamo provato, eravamo certi di venire a fare una partita sicuramente diversa, ma devo dire che al di là dei nostri meriti che ci sono, che analizzeremo come giusto che sia, ci sono dei grandi meriti da parte di una squadra che oggi a mio avviso ha dimostrato di meritare quella posizione di classifica. Poi è chiaro che forse il risultato è un po' rotondo, è un po' ampio, però resta il fatto che devo dare merito a loro e devo fare il mea culpa con i miei ragazzi per non essere riusciti comunque a restare in partita e a provare a mettere in campo quelle che sono le nostre caratteristiche. Quindi merito sicuramente a loro, e noi dobbiamo voltare pagina, perché purtroppo è una sconfitta che fa male come tutte le altre, che brucia, ma non dobbiamo fare dei drammi. Quindi da domani cercheremo di pensare già a quali erano stati fatti, a preparare la prossima, perché come ho sempre detto il campionato è ancora lungo e difficile.